Ciao ragazze, benvenute in questo nuovissimo video mukbang. Purtroppo non c'è né mia madre né mia sorella, solitamente è un video che registro con loro, ma siamo solo io, Zeus, e di fianco c'è anche Daphne e anche Miagolato. Stranamente è la prima volta che vi saluta parlando Zeus. Ovviamente che video mukbang è senza il McDonald's? Che poi mi sono resa conto che io mangio il McDonald's soltanto quando faccio video mukbang, non so mai come si pronunciano, e come al solito uso la mia cannuccia, questa qui in metallo, perché quelle di carta non riesco a utilizzarle. Questa volta faccio l'intro da sola, in realtà tutto il video da sola. Che tristezza. Ho preso come sempre il crispy mac bacon, patatine e i nuggets che vado a mangiare proprio ora. E vi ho lasciato il box domande come sempre su Instagram, quindi se non mi seguite ancora recuperate. Vi aspetto anche su TikTok, dove porto ogni giorno contenuti diversi da questi qui su YouTube, perché qui sono molto più logorroica. Comunque il tema è conosciamoci meglio, perché la community si è ampliata, io vi ringrazio ogni giorno, siete tantissimi e sono davvero contenta di avere tutte queste amiche, amici virtuali, e vi ho lasciato il box proprio per rispondere alle domande più comuni che mi fate. E direi di partire, altrimenti non la finiamo più. Ho segnato tutto sull'iPad così che non mi perdo le più quotate, e la prima mi ha fatto molto ridere: di dove sei e quanti anni hai? Allora, c'erano tantissime domande di dove sei, perché mi rendo conto che se non mi seguite non sapete, ogni volta parlo di un posto differente. Io sono della Costiera Amalfitana, precisamente Maiori, però a 18 anni mi sono trasferita a Roma, dove ho vissuto per circa 5 anni, 6 anni, ora non ricordo, e poi mi sono trasferita a Parma, dove abito ora, con mio marito, che però è romano, cioè ci siamo conosciuti a Roma e poi mi sono trasferita a Parma, e il mio desiderio è quello di ritornare presto a Roma. Quanti anni hai? Sono del 94, quindi quest'anno faccio 29 anni, il prossimo anno festeggerò i 30, sì. Che scuola hai fatto? Allora, io ho fatto il liceo scientifico sperimentale, che era quello praticamente dove c'era più matematica e fisica, io amante della matematica. E poi ho fatto l'accademia di make up un anno a Roma, e poi ho iniziato a lavorare subito come truccatrice. Bei ricordi, quando ero giovane. Ma la domanda più gettonata è: che lavoro fai? A me questa domanda fa sempre molto sorridere, perché non sempre viene compreso che il lavoro social è a tutti gli effetti un lavoro, che noi abbiamo partita IVA, che quindi ci paghiamo le tasse ed è un lavoro a tutti gli effetti. Creo contenuti per aziende, sono youtuber, appunto porto qui contenuti, intrattengo, e oltre a quello sono truccatrice. Principalmente lavoro con le spose o per eventi particolari come i diciottesimi eccetera eccetera, e lavoro sia su Parma, su Roma e soprattutto in Costiera Amalfitana. La tua storia d'amore con tuo marito, come vi siete conosciuti fino al matrimonio? Che bella famiglia, innanzitutto grazie. Allora, io ho fatto un breve recap su Instagram, dove vi raccontavo proprio tutto, c'è proprio un video reel. Comunque, raccontandolo molto brevemente, noi ci siamo conosciuti a Roma. Praticamente lui era in ferie natalizie, ci siamo conosciuti, come leggete qui, il 22 dicembre, era durante le sue ferie natalizie. Lui da poco si era trasferito a Parma, erano tipo 2 mesi, e quando ci siamo conosciuti ci siamo iniziati a frequentare per tutte le vacanze natalizie. Quando poi sono finite queste famose vacanze, lui è ritornato a Parma, e solo prima di ritornare a Parma mi ha detto: ah, comunque io sono romano ma abito a Parma, cioè ho tutta la mia famiglia a Roma ma abito a Parma da 2 mesi. E io tipo: cosa? Ovviamente non volevo nessuna relazione a distanza. E niente, quindi all'inizio è stata veramente tosta, abbiamo fatto per un anno e mezzo ogni settimana su e giù, o salivo io o scendeva lui, è stato veramente tosto. E poi dopo un anno e mezzo io sono riuscita ad ottenere il trasferimento per l'azienda in cui lavoravo,
e mi sono trasferita a Parma perché lui purtroppo per il lavoro che fa non poteva chiedere il trasferimento e l'unica soluzione se volevamo vivere vicini era il mio trasferimento, nonostante io amo Roma e ogni giorno spero nel trasferimento di Manuel. E mi attacco anche alla prossima domanda. Ciao Miri, tu e Manuel avete convissuto prima di sposarvi? Un abbraccio a voi e alla piccola. Innanzitutto grazie perché siete carinissime e appunto come vi dicevo sì, prima di sposarci abbiamo convissuto dal 2018 fino al 2021 che ci siamo appunto sposati e nel 2020 abbiamo comprato casa. Io non mi aspettavo la proposta, sono sincera, e perché comunque le spese erano abbastanza e l'anno successivo poi ci siamo sposati. E quanti anni avevi quando ti sei sposata? Avevo 27 anni. Dovevo compiere dopo pochi giorni 27 anni, abbiamo fatto il compleanno in Sicilia perché quando ci siamo sposati c'erano ancora le regole Covid, c'era ancora il Covid, stava per finire e avevamo sti green pass, mi ricordo a sto matrimonio, vabbè non è stato molto semplice il mio matrimonio perché c'erano tantissimi divieti, tantissime cose, in chiesa con la mascherina, e però ho un ricordo bellissimo il mio matrimonio. E niente, quindi vedi io parlo troppo e poi mi perdo. Ah, parlavo del viaggio post matrimonio. Siamo andati in Sicilia, abbiamo festeggiato appunto in Sicilia. Per me il viaggio in Sicilia è stato uno dei viaggi più belli, è stato un viaggio on the road, quindi con la macchina siamo partiti senza la meta, nel senso che ogni giorno decidevamo dove fermarci, ovviamente ci eravamo fatti uno schemino, ecco, e è stato bellissimo, sono state 18 giorni. Sì, 18 giorni stupendi, però poi non abbiamo mai fatto il vero viaggio di nozze, ne dovremmo andare in Messico, magari prossimo anno, se Daphne ce lo permette, andiamo. E concludiamo il discorso amoroso con quest'ultima domanda. Di cosa ti occupi? Già ve l'ho detto. Hai seguito tuo marito o anche tu lavori a Parma? Cosa facevi a Roma? Allora, io a Roma lavoravo nel retail per un'azienda, appunto ho potuto chiedere il trasferimento e ho continuato a lavorare per la stessa azienda ma a Parma. Poi dopo circa due anni, neanche due anni, un anno e mezzo, mi sono licenziata, mi sono dedicata completamente al lavoro da makeup artist e qui sui social, e niente, sono contentissima della scelta che ho fatto perché io mi sentivo stretta a lavorare per quell'azienda perché non riuscivo neanche a praticare il mio vero lavoro. Io ho fatto l'accademia per diventare truccatrice e arrivare a Parma e non avere comunque quel mercato, se vogliamo dire così, che c'è a Roma. A Roma sono richiesti sempre truccatori, è grandissima e lavoravo molto di più come truccatrice. Qui ovviamente, a parte che anche la visione del matrimonio è un po' differente rispetto al sud e non è fondamentale il truccatore a Parma, ecco, se ce la vogliamo dire tutta. Domandona, come è stata la tua gravidanza? Allora, io ho registrato tre video dove vi racchiudo in tutti e tre video le sensazioni, i sintomi di tutti e tre i trimestri. Primo trimestre, appena l'ho scoperto. Secondo trimestre e terzo trimestre, che è stato quello più pesante. E la mia gravidanza è stata bellissima, veramente meravigliosa. Ci sono stati ovviamente sintomi fastidiosi come l'acidità di stomaco che non mi ha lasciato fino all'ultimo giorno. Il mio problemino è stato l'allattamento. E, l'allattamento in realtà è stato l'allattamento, ma c'è stato un problema in ospedale dove non si sono resi conto che avevo una montata lattea con ingorgo esagerato, e anche su questo vi ho fatto un video, quindi se siete interessate trovate sia qui sopra, non so dove, che sotto nell'info box il link dei video. Quando sei rimasta incinta desideravi una femminuccia o un maschietto? Allora, ognuno di noi penso, quando si immagina mamma, si immagina con o un bimbo o una bimba, e io nel mio immaginario mi immaginavo sempre con una bimba, non so perché, forse perché sono amante della moda, del make up, e mi piacerebbe tanto insegnare a Daphne a truccarsi, eccetera eccetera, no? E quindi ho sempre pensato fosse femmina, però non avevo sensazioni, tipo tante mamme rimangono incinte e dicono ho la sensazione che è femmina, ho la sensazione che è maschio. Era veramente difficile sconfiggere la maledizione degli angeloni, così l'ho chiamata. Chi mi segue dai primi mesi di gravidanza ne sa qualcosa. Praticamente mio marito viene da quattro generazioni di maschi ed era quasi impossibile farla femmina, cioè
Impossibile invece, Miriam Ritano, anzi il gene Ritano, è riuscito a battere, che in realtà vuol genere dal maschio. Vabbè, comunque abbiamo fatto Daphne. Prossima domanda molto molto quotata è sulla paura del parto. Hai avuto paura e ansia prima del parto? Io ho tanta paura, 37 più 3, che sarebbero le settimane che è incinta. Allora, come vi dicevo nel video, nell'ultimo trimestre, io non avevo assolutamente ansia. Neanche paura, cioè ero super positiva e raga, mia figlia era podalica fino a 4 giorni prima che io dovessi fare il cesareo, vado per fare il cesareo e mia figlia si era girata, quindi io ero preparata psicologicamente a un taglio cesareo, tant'è vero che ero andata lì per ricoverarmi e poi mi sono dovuta preparare psicologicamente al parto naturale ed è successo il giorno dopo, quindi il 19 io dovevo essere ricoverata a fuoco per il cesareo, il 20 è nata Daphne. E non avere paura perché è una cosa naturale e l'incontro con il tuo bimbo o la tua bimba sarà magico, lo ricorderai per sempre. Non è che non è doloroso, perché è doloroso. Però quando mi dicevano quando esce passa tutto, è vero, cioè non è una frase detta così, ma non soltanto per la felicità, proprio il tuo fisico smette di avere dolore. È assurdo, però è così e avrai una grandissima forza, perché noi donne siamo una forza della natura. Per quanto riguarda l'allattamento invece, prendo queste due, ma ce ne sono tantissime. Ci parli dell'allattamento, come ti organizzi sia dentro casa che fuori, come allatti in pubblico o quando sei in giro? Io non so come posizionarmi. Allora, partiamo dal presupposto che io faccio allattamento esclusivo al seno. Quindi ovunque io sto, le do da mangiare senza problemi. Come allatto in pubblico o quando sono in giro, mi siedo e allatto. A volte ho allattato anche in piedi perché non faccio piangere molto Daphne, visto che è una bambina abbastanza irritabile, quindi quando piange per un po', se non le do subito il seno quando ha fame, perché poi vi assicuro che quando diventerete mamme capirete il pianto di vostro figlio, anche io dicevo impossibile, quindi capirete quando è un pianto per fame, visto che è molto irritabile io evito di farla piangere molto e l'attacco subito al seno, e altrimenti se piange per un po' poi lo sputa e continua a piangere finché lo dice di lei, quindi onde evitare di farmi sanguinare le orecchie le do subito il seno. Io non mi faccio problemi per allattare in giro, sono sincera, anche perché metto cose comode, super rapide, quindi neanche si vede il seno. Però all'inizio, essendo per me tutto nuovo, mettevo la mussola, però era più scomodo alzare e muovere la mussola che allattare, perché è una cosa rapidissima, poi una volta che Daphne è attaccata non si vede niente. Altrimenti, se avete un problema, perché io capisco anche chi ha difficoltà nell'allattare in pubblico, vi faccio vedere su Shein, mi sa che l'ho vista, comunque vi lascio qui la foto e sotto il link, è tipo una cosa che si mette con l'elastico e si allatta. Per quanto riguarda l'organizzazione in casa, non ho un'organizzazione, perché l'allattamento esclusivo al seno è a richiesta, quindi quando vuole lei mangia, più o meno mangia ogni 2 ore, e quando però devo lavorare, come ad esempio oggi ho fatto una prova trucco sposa, ho tirato il latte e l'ho lasciato in frigo nel biber e Mana gliel'ha dato, l'ha riscaldato e gliel'ha dato. Cerco sempre di fare 1 o 2 pasti e poi dipende anche molto da quanto sto al lavoro, cioè tipo oggi era una prova trucco, quindi massimo 2 orette e niente, così. Ultime 2 domande: come fai senza aiuti con un figlio, senza genitori o tua suocera? Lavori sempre a casa? Sì, la maggior parte del tempo sì. Come riesci ad essere così organizzata in casa nonostante la bimba? Sei brava. Innanzitutto grazie. Come vi dicevo, sì, lavoro quasi sempre a casa e quando devo fare qualche evento o toccare qualche sposa mi tiro il latte. E come fai senza aiuti con un figlio? Non è semplice, veramente non è semplice. Mi attacco anche a quella successiva. Come riesco ad essere così organizzata? La parola chiave è proprio organizzazione. Vi dico che non è semplice perché io ho notato tantissimo la differenza
nel primo mese e mezzo c'era mia madre a casa e con lei era molto molto più semplice, perché se io dovevo lavorare, se io dovevo fare qualche contenuto specifico per qualche azienda, la teneva lei. Ora ovviamente Manel lavora e quando torna a casa comunque è pomeriggio, e io la mattina tante volte riesco a tranquillizzarla, altre volte no. Quindi crescere lei, curare la casa, lavorare non è semplicissimo. Poi io, essendo partita IVA, non ho avuto la maternità, non è che mi sono bloccata, e, però c'ho Manel che mi aiuta in tutto, veramente in tutto. Quando torna dal lavoro la tiene, mi fa lavorare, oppure se io sto allattando, se io sto facendo cose, lui sistema casa, ritira i panni, stand, fa tutto Manel, lega mio pannolino. Veramente sono fortunata da questo punto di vista. È un gioco di squadra, perché non abbiamo nessuno qui, veramente nessuno. Mia madre sta a 10 ore di distanza, mia suocera sta a Roma, per questo io desidero tornare a Roma, perché almeno abbiamo mia suocera, o se voglio scendere giù anche il weekend posso farlo, perché sono 2 ore e mezza, massimo 3 ore. Quindi non è semplice, ma non è impossibile, e con la giusta organizzazione si fa. Soprattutto i primi tempi non è facile a livello psicologico e fisico, perché vuoi non vuoi, stare dietro a una bimba neonata è stancante, soprattutto se non dorme, e niente, però si fa, cioè si fa. Poi quando sorride passa tutto, passa la stanchezza, passano i pianti isterici, che mi faccio quando lei a sua volta fa i pianti isterici e io non riesco a calmarla, passa qualsiasi cosa. E questa era l'ultima domanda, io spero di avervi fatto compagnia. Se non siete iscritti, recuperate, attivate la campanellina, vi aspettiamo anche su Instagram e TikTok. Vi mandiamo un prossimo bacio e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi, vai bombo! Ciao ragazzi!